Beh, io credo che INAIL in questi anni abbia dato una grande dimostrazione di essere un istituto che fa bene il proprio lavoro, che svolge bene il proprio compito, e quando ha incontrato degli elementi di problematicità li abbiamo sempre risolti attraverso la norma e attraverso dei buoni comportamenti gestionali. Poi, siccome lavoriamo su una frontiera che è molto delicata, perché ci sono fenomeni che vanno interpretati, vanno compresi, perché non conosciamo ancora tutto su questo versante, le cose ci cambiano sotto gli occhi, quindi bisogna anche capire se INAIL, che fa questo mestiere, è particolarmente attenta e accurata. Io credo che sia doveroso in questo senso, ma io non credo proprio che si possa dire che INAIL non è sensibile, non è attenta, anzi, io credo che stia facendo da questo punto di vista un buon lavoro ed è uno dei protagonisti di questo processo. Abbiamo bisogno anche delle competenze, del sapere e come posso dire, dell'informazione accumulata della stessa INAIL, perché per pensare cosa succederà domani abbiamo bisogno di recuperare tutto ciò che è già accaduto, tutto ciò che sta già dentro le nostre banche dati, che è già informazione su cui possiamo elaborare qualche riflessione sul futuro.